referendum costituzionale io voto no. Sono dell'idea che il giornalista, come l'arbitro, non dovrebbe toccare palla, dovrebbe arbitrare, ma in questo caso non gioco la partita e quindi prendo parte. Dico no perché, per esempio, già non ero d'accordo con l'abolizione delle province, semmai io abolirei le regioni, perché siamo abituati a dire siamo trevigiani, siamo padovani, siamo milanesi, siamo alessandrini. Difficilmente diciamo siamo piemontesi, veneti o lombardi o martigiani. E poi non mi piace questa riforma perché non toglie il Senato e non toglie le province, ma inventa delle altre cose. Prima votavamo noi i consigli provinciali, i presidenti e i senatori, adesso si riscelgono tra di loro con un secondo livello. E nelle ultime elezioni di città metropolitane la gente nemmeno si è accorta che ci sono state e ci sono gli assurdi di una presidente della città metropolitana di Torino come Appendino che non ha maggioranza perché la collettività degli elettori degli altri comuni hanno scelto diversamente e quindi non funzionerà. E poi che si chiami Appendino, Sala, Brugnaro o Raggi, ma uno può essere sindaco di un grande comune come Venezia, Bologna, Napoli, ed essere sindaco della città metropolitana e automaticamente essere senatore può fare bene le tre cose o alla fine una o due finirà con il non farle e poi senza stipendio o forse è meglio avere una classe politica pagata il giusto per fare il suo dovere e poi attenzione, si diminuiscono i senatori ma quello che costa è la macchina, i dipendenti del Senato rimangono là. Le province non spariscono, i dipendenti sono sempre in carico allo Stato e qualcuno ha fatto i conti e ha detto che addirittura tutto costerà di più. È una riforma ben fatta. Qualcuno ha detto che il combinato disposto tra la riforma costituzionale e poi quella elettorale è un pericolo per la democrazia italiana. Bene, secondo me tutto questo non funziona, ma ne parleremo ancora.